Ciao a tutti, per il ritorno ai tutorial ho pensato di fare qualcosa che può servire anche per il back to school, una cosa fatta con il feltro, in questo caso si cuce un poco, però è un punto talmente semplice che vedrete ora tra un po'. Allora, sono queste buste che ovviamente si possono fare anche con la colla a caldo, però non hanno lo stesso bel risultato. In uno dei miei primi video tutorial facevo una cosa del genere, appunto con la colla a caldo, però ne facevo vedere allo stesso tempo questa cucitura. Il punto festone è un punto semplicissimo. Io ho realizzato varie buste per potervi mostrare i vari tipi che si possono appunto realizzare con questo progetto, ecco. Allora, innanzitutto partiamo da quello più semplice. Questo è un portacuffie. Ho utilizzato feltro, il cotone è quello per il ricamo, però potete benissimo utilizzare la lana. Poi questi bottoni a pressione, vi metto qui il link dove mostro come si utilizzano questi bottoni. Volevo mostrarvi anche questa, anche se con lo spessore, quindi è un po' più, diciamo, complicata, però volevo mostrarvela per farvi vedere che si può utilizzare anche come proteggiagenda. In questo caso io l'ho usata per questa A6, l'ho lasciata molto larga perché in maniera tale che da poter mettere altre cose diciamo, insieme all'agenda, come magari qualche penna lateralmente. Quindi, e questo l'ho fatto con la lana. E poi, stesso modello un po' più grande per le femminucce. Perché io l'ho utilizzato per questi, però ovviamente si può utilizzare per tantissime altre cose. Era per farvi vedere l'utilità che se ne può fare. Poi questo l'ho pensato mettendo un bottone artistico e questo perché, allora, una chiusura libera, mettiamo questo per la cucitura appunto del bottone, avrei potuto mettere la colla a caldo, ma in quel caso non avrei potuto girare questo perché si sarebbe tolta la colla a caldo. Quindi mettiamo, un giorno lo vogliamo utilizzare per i pennarelli, che sono sicuramente più piccoli dei colori a matita, quindi la chiusura sarà così. Se per esempio un giorno decidiamo di invece utilizzarlo per i colori a matita con tanto di sfumino, ovviamente la dimensione è diversa. Quindi la chiusura sarà più alta e allora noi faremo così e metteremo sempre la chiusura però, in maniera tale che non cambierà nulla. Possiamo riutilizzare questo senza problemi. E poi ho pensato questo un po' più particolare perché ho messo gli angoli, diciamo, che si mettono di solito nei libri, nei quaderni, nelle agende particolari. L'ho voluto mettere qui e sono a strappo. Vi ho messo la mia collezione, piccolissima collezione di penne Bic 4 colori, di cui ho messo anche una foto tempo fa sia su Instagram che sulla community. E questa è semplicissima, questa è quella che andremo a fare adesso insieme, perché appunto, come vi dico sempre, io voglio darvi le basi e poi voi dovete scatenare la fantasia. Così io qua per esempio ho messo solamente con la colla a caldo un cuoricino in feltro. Per questo progettino avremo bisogno di un po' di feltro. Io ho già tagliato il pezzettino che ci servirà per velocizzare un po' il video. Questo è semplicemente un 37x9. Poi una cosa che credo di aver detto anche in altri video, anche il feltro, questo dei cinesi, ha il suo diritto al rovescio. La parte diritta è quella più, diciamo, più pelosa. Invece quella, diciamo, dietro è quella leggermente più rasata e più, come dire, più lucida. Quindi faremo questo e con questo io vi spiegherò il punto festone. Vi assicuro che è un punto semplicissimo. Quindi, feltro, nastro in velcro del colore, di solito c'è o bianco o nero, lana, oppure questo cotone per ricamo. Io ho preso diversi colori sia su Amazon che su AliExpress.
Nel box informazioni io metterò comunque i link del materiale che ho usato. Poi una matita, degli spilli, un tagliafilo o delle forbici e una riga. Allora, io ho usato questa, che è una riga per il patchwork, che ho acquistato tanti anni fa su AliExpress, però se riesco a trovare il link vi metto anche questo nel box informazioni. Non è necessario, è una, diciamo, praticità mia, perché ora vi mostrerò. E come ultima cosa, un ago. Se vi va, adesso cominciamo. Noi faremo in questa maniera, lo faremo piccolino, magari così. Perché avevo pensato di mettere questi per conservarli. Faremo anche di meno. Lo faremo proprio doppio, in questa maniera. Fermeremo con due spille. Il punto festone vi assicuro che è molto molto semplice. Il filo, per evitare di cambiare appunto il filo che si interrompe, che finisce, insomma, e quindi perdere un po' più di tempo, si deve prendere in base alla lunghezza di quello che, diciamo, noi andiamo a cucire, e faremo 3,5 volte la lunghezza, quindi questa parte non verrà cucita. Quindi uno e mezzo, due, e tre. Facciamo il nodino. Io ho un passato di lavoravo in una sartoria, quindi ogni tanto mi piace riprendere. Mi dicevo della squadra, questa per patchwork, dicevo, non è necessario, perché comunque si devono prendere delle misure. Io la utilizzo perché, essendo trasparente ed avendo questa parte, vedete, c'è proprio un centimetro di distanza, io facendo in questa maniera prendo tutti i punti che mi servono. Ecco fatto. Ovviamente poi questi andranno cancellati man mano che si passa il lago. Allora, di questo ho pensato di farli un poco, di smussare un pochettino. Ci sono tanti metodi per fare il punto festone. Io vi posso dire quello che utilizzo io da sempre. Quando si hanno questi materiali più doppi, si cerca di non fare vedere l'ago dalla parte opposta, quindi noi andremo all'altezza di questo punto, del primo punto, ad infilare l'ago in questa maniera, senza farlo uscire come visibile, ma in questa maniera appunto. Quindi usciamo tutto il cotone. E poi da dietro faremo in modo di uscire da qua. Tiriamo il filo piano. Non appena il filo arriverà a questa, come se ci fosse un'asola, si prende l'ago da destra, si infila sotto verso sinistra e si tira il filo.
Questo è l'inizio del punto festone. L'ago si infila da dietro, così, si spunta qui. Sembra non sia facile questo piccolo passaggio, ma vi assicuro che magari sono i primi punti, ma poi risulta tutto meccanico. Quindi tiriamo. Arrivati a quando si forma una specie di asola, ago dal basso destra a sinistra e quindi tiriamo il filo. Questo è il primo punto festone, è semplicissimo. Io ho voluto farlo più grande, cioè proprio un centimetro e mezzo centimetro di distanza, proprio per farvi notare maggiormente quanto sia facile, perché per esempio qui io sono stata più vicina come punti e ho fatto mezzo centimetro, non un centimetro di distanza dal bordo. Terzo punto, esce da qui, si tira il filo. È arrivati quasi a chiudere quando si forma questa asola da destra verso sinistra. E poi si tira. In caso si dovesse spostare questo punto, non vi preoccupate, basta che fate così, ritorna tutto a posto. E continuiamo. Faccio vedere un altro punto e poi mando avanti veloce. Quindi così, si tira il filo, quando arriva quasi a chiudersi il filo, da dietro, da destra verso sinistra, e si tira il filo. Ora velocizzo tutto. Arrivati a questo punto, si deve reinfilare l'ago nello stesso foro che si è fatto prima, in maniera tale da, diciamo, girare la parte, e quindi si continua. Eccoci arrivati alla fine e come vedete il filo, siamo arrivati giusti con il filo. Allora, arrivati all'ultimo punto, facciamo come gli altri punti. E poi ripassiamo da questa parte così. E facciamo, diciamo, il punto fermo. Poi, per una questione di pulizia, passiamo l'ago all'interno un po' così. Per come si usa, diciamo, quando si fanno i lavori all'uncinetto, che si affranca sempre il filo in questa maniera. Vedete, risulta più pulito. E questa è fatta. Ovviamente dico sempre, questo è un esempio, perché vi ho fatto vedere anche altri esempi, vi ho fatto vedere anche la parte del proteggiagenda, quindi magari quello, se volete, lo faremo un'altra volta. E quindi prendiamo le nostre cartucce e la colla a caldo e le inseriamo. Ovviamente possiamo mettere tutto quello che ci serve, dovete prendere le misure voi, insomma, per poter essere sicuri. Vi dico sempre di lasciare un po' non troppo tirato, perché magari metteremo più cose oppure metteremo meno cose, quindi diciamo così. E faremo la chiusura più semplice che possa esistere, la cerniera a strappo. In questo caso io ho di quelle con l'adesivo, però consiglio sempre di mettere la colla a caldo. In questo caso io ne ho utilizzate due, ma dato che questo è piccolino, o se ne utilizza una sola, che è più semplice, oppure se ne utilizzano due. Sapete, vendono quelle rotonde piccoline. E le andiamo a posizionare. E le andiamo, passiamo con la a caldo.
attenzione sempre alla colla a caldo. Pressiamo un po'. E per essere sicuri mettiamo questo molto leggero e lo andiamo a posizionare qui per vedere il punto esatto. Quindi sarà qua. Con una matita andremo a prendere proprio il centro e facciamo lo stesso procedimento. Lasciamo raffreddare un poco, altrimenti non attaccherà proprio bene bene. E possiamo chiudere. Ovviamente qui scatenate la vostra fantasia e potete mettere anche delle decorazioni in feltro, dato che feltro e feltro sono un binomio carino. E oppure potete mettere dei bottoncini, di quelli colorati. Si possono veramente fare tanti tantissimi progetti. Io spero che vi sia piaciuto questo tutorial, che vi possa essere utile, e faremo tante cose carine con questo tipo di punto. Alla prossima, ciao a tutti, ciao! Se lavorate l'uncinetto vi verrà facile questa parte. Se lavorate l'uncinetto con... no. E quindi prendiamo le nostre cartucce, per non metterne tanta ma neanche poca. Io ho problemi ultimamente con le pistole e la colla a caldo, non so perché. È per gusto personale. Allora, ci sono vari tipi... Ah, vabbè.